Ah, i giochi open world, croce e delizia di tutti i generi videoludici, tant'è che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un abuso continuo verso ogni tipo di videogioco. Ormai sono tutti open world, se non fai un open world non viene nemmeno calcolato e spesso diventa anche una scusa da parte degli sviluppatori per giustificarne il prezzo, più che da parte degli sviluppatori, da parte dei publisher. Tra un po' ci saranno perfino gli sportivi con modalità open world, ovviamente lo dico in maniera molto sarcastica. Oh, by the way, I was being sarcastic. Well, duh. La grandezza delle mappe è sempre maggiore, e ciò, come ho già detto più volte, non è indice di qualità, perché molto spesso per mancanza di budget, di tempo o anche di idee, diverse porzioni di essa finiscono per essere abbandonate a se stessa e dunque rimangono lì, ad aspettare il videogiocatore, in attesa di essere esplorate e senza nemmeno un vero e proprio motivo per farlo, perché a parte rari casi, se non c'è un segreto, una ricompensa o qualcos'altro che possa attirare l'attenzione del giocatore, appunto, quella zona lì rimarrà inesplorata, o tutt'al più verrà visitata una volta e poi lasciata lì per sempre. Mi è capitato però di leggere un commento tempo fa che parlava di come finire nella zona nord della mappa di Skyrim fosse come finire in un sogno febbrile, in cui niente è ben definito e sembra tutto così confuso, ma allo stesso così immobile e calmo. Questo punto di mappa, tranquillamente esplorabile, si presenta con un clima veramente poco variabile, il più delle volte grigio e nebbioso, con dei colori molto piatti e una conformazione del terreno che rende difficile da esplorare i dintorni. La neve è molto persistente e il cielo quasi sempre coperto dona un'atmosfera accesa di un biancore perenne che rende quasi accecante girare per quelle lande desolate. Salire su un punto panoramico ci permette di vedere il confine della mappa nord di Skyrim, costeggiato da isole e arcipelaghi esplorabili, contenenti punti di interesse. La vista è completamente diversa da qualsiasi altro paesaggio di Skyrim. Prima di tutto perché non si hanno montagne davanti che dominano l'orizzonte, e poi perché vedere il mare è altrettanto raro, senza vedere cosa si nasconde oltre quello specchio d'acqua gigantesco. E girare per queste lande desolate, per questo pezzo di mappa così inusuale, così strano e così fuori dal mondo, all'interno del suo stesso mondo, dà una sensazione che è un misto di pace ma anche di ambiguità. O meglio, sono le sensazioni che trasmette a me, perché non c'è molto da fare e raramente ci si ritorna una volta visitata, ma il suo fascino è innegabile. L'estetica, il paesaggio, il sentirsi in un altro mondo piuttosto che in Skyrim donano queste sensazioni qui. E i videogiochi sono pieni di posti così, e questo credo sia dovuto alla tecnologia del tempo che creava, volontariamente o meno, un'estetica molto più particolare e riconoscibile rispetto ai videogiochi moderni che, né bene né male, risultano più standardizzati da un certo punto di vista. Magari tra 10 anni, invece, qualcun altro farà lo stesso discorso con i giochi che all'epoca saranno quelli moderni. GTA San Andreas ne è un esempio lampante e ho dedicato un intero video alle sue atmosfere. La mappa gigantesca, per l'epoca si intende, ci ha fatto sognare tutti e permesso di vivere una delle più belle esperienze videoludiche di sempre. Tutto strutturato alla perfezione e utilizzando la mappa al meglio delle sue possibilità. Ovviamente però non tutti i posti della mappa hanno uno scopo. Prendiamo ad esempio questo deposito nel pieno della campagna di GTA San Andreas, o questa cava in mezzo al verde lustreggiante, in mezzo alle montagne. A cosa serve? Perché non c'è nessuno? Perché non c'è un qualche bonus o collezionabile da prendere? Eppure questo pezzo di mappa è qui, anche senza un perché. E qui e non riuscirei ad immaginare la mappa diversamente, perché è talmente ben integrato che non ha bisogno di un vero scopo all'interno dell'economia di gioco. Il videogioco in realtà ha molte di queste zone che sono semplicemente di passaggio, dove non vi è ambientata nessuna missione primaria o secondaria che sia. Ora comunque non ricordo a memoria, ma sono sicuro che in qualcuna di queste zone ci possano essere dei collezionabili per incentivare l'esplorazione, però la cosa non cambia, perché a quel punto quella zona diventerà semplicemente accessoria, ma tornarci e godere delle vibes immacolate che ti dà questo videogioco non ha assolutamente prezzo, perché GTA San Andreas è unico. Un altro esempio che mi piace ricordare spesso è il primo Mafia, l'originale del 2001 per intenderci, non la Definitive Edition. Da sempre uno dei miei videogiochi preferiti, Mafia, quell'atmosfera super riconoscibile dei videogiochi di quei tempi.
Una città intera sviluppata meravigliosamente, con i vari quartieri tutti diversi fra loro, pieni di posti così, vuoti ma interessanti per qualche motivo. Questo perché Mafia non è un vero open world, ma un videogioco strutturato su capitoli ed ogni capitolo contiene una nuova missione. E ogni missione permetteva di esplorare diverse zone della città aggiuntive, a volte costruite appositamente per quella missione, come ad esempio la prigione per assassinare il politico da lontano con un fucile da cecchino. Quello di cui mi piacerebbe parlare adesso invece è la porzione di campagna di questo magnifico videogioco, con diverse strade e zone esplorabili attraverso le varie diramazioni. Anche qui parliamo di zone di mappa che non sono utilizzate per niente, infatti non ricordo una singola missione che porti il giocatore da quelle parti, nemmeno Scampagnata, che era una missione fantastica tra l'altro. C'è questa stradina sterrata in cui si può passare con l'auto, i boschi, una capanna da taglialegna, uno scenario quasi operiano, oserei dire, grazie alla palette cromatica utilizzata da questo videogioco. O anche la zona della diga. Qui sicuro non si passa per completare nessuna missione, eppure tutte queste piccole zone, queste stradine, questi passaggi, così come quelle menzionate in precedenza, ci sono e mi verrebbe difficile immaginare il videogioco senza questi luoghi pieni di fascino. Il primo Dark Souls è un altro gioco che riesce a restituire determinate sensazioni in più punti della mappa, per me specialmente nella zona di Radice Oscura, proprio vicino all'Idra, con quel bosco pieno di golem di cristallo. Lì l'atmosfera è veramente incredibile e surreale. Quella nebbiolina che si alza, tutti i golem piantati lì, e appunto l'Idra che si staglia in lontananza, e se si sta fermi in un angolo senza partecipare all'azione, diventa tutto così strano, tutto così surreale da sembrare quasi un sogno. Sensazione di cui è permeato tutto il videogioco, a dire la verità, come già dissi in un video a riguardo. Ma queste zone qui particolari, e dove magari si passa una sola volta, accentuano ancora di più questa sensazione. E infine vorrei portare un ultimo esempio. Questo videogioco è praticamente pieno di luoghi così, perché è nella sua anima. Questo videogioco non incentiva l'esplorazione attraverso le quest, segnalini posizionabili, interattività ambientale o qualsiasi altra meccanica possa venire in mente. Sto parlando di Shadow of the Colossus, dove l'esplorazione della mappa avviene tramite il completamento della trama principale, dove ogni volta bisogna abbattere un colosso. Non è obbligatorio andare subito dal colosso ogni volta, ma anzi si può esplorare liberamente la mappa, dove però non c'è molto da fare se non collezionare code di lucertola o mangiare frutti per aumentare la barra della vita e quella della resistenza. Meccanica di cui, tra l'altro, il gioco non dice nulla. Se si vuole esplorare, dunque, diventa un continuo vagare per posti sconfinati, immensi e che trasmettono una sensazione di vastità che raramente ho provato in videogiochi. Rovine di una civiltà antica, una volta grandiosa, canyon anch'essi, sconfinati, infiniti, spiagge placide e deserti che sembrano un mare dorato. L'avesse fatto qualcun altro, questo videogioco avrebbe potuto proporre delle mappe molto piccole ogni qualvolta si sarebbe dovuto affrontare un nuovo colosso. Ma rendere la mappa interamente esplorabile, anche se vuota, aiuta a rendere molto bene quel senso di scala cui accennavo prima e restituisce le sensazioni di cui si parlava negli altri videogiochi, solo che qui è all'ennesima potenza. Essere soli, completamente soli nel mondo e poter scrutare questi paesaggi. E di nuovo, questi luoghi, e nemmeno tutti, vengono esplorati una sola volta durante l'avventura e poi non ci si torna più, perché sono lì, ci sono, e ancora una volta il videogioco non sarebbe lo stesso senza di essi. Non so come mai questi luoghi mi affascinano così tanto, forse sarà la sensazione di spazi liminali oppure semplicemente nostalgia, non lo so, però secondo me non sarebbero gli stessi senza di essi. E quali sono i vostri posti preferiti nei videogiochi? I vostri posti inusuali, che nessuno menziona mai, che nessuno ritiene particolarmente memorabili? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!